Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi vado a presentarvi la postazione di Arturo e vado a leggere quanto mi ha scritto e vedrete che è una postazione un po' particolare. TV Haier 32 pollici, refresh 60 Hz, 1080i, tavolino netto da campeggio 30 anni di vita, poltroncina in vero bambù con annessa cuscineria ripiegabile ricavata da una barca in disuso, naturalmente in pelle umana e due piante di ficus. PS4 Pro Logitech G29 con pedaliera fermata da tappetino da cucina, quello che va sotto il lavandino. Io, ragazzi, ho passato 10 minuti a ridere di questa mail perché con tanto sarcasmo, con tanto humor inglese, Arturo ha condiviso con noi questa postazione casereccia che mi ha fatto pisciare dalle risate, scusate perché. Comunque questa dimostrazione, anche se scherza, con il folletto annesso nella foto, che si può fare simulazione racing, anche con un tavolinetto e una poltroncina, con sedile ripiegabile da barca, insomma con nulla ragazzi si può giocare tranquillamente senza andare, eccessivamente nelle spese di postazioni, ultra lusso, eccetera. Quindi questa postazione mi fa veramente morire delle risate e ringrazio Arturo perché insomma ci rimette un po' i piedi per terra rispetto a quelle che sono realmente le esigenze per fare simulazione racing. Un volante, una pedaliera fissata bene anche con un tappetino, quello che va sotto il lavandino può bastare. È ovvio che uno se può permettersi una postazione tecnologicamente più avanzata, perché no? Comunque grazie Arturo e è per me l'occasione di invitarvi comunque per chi non l'ha fatto e che vuole condividere con noi ripostazione e mandarmi un'email e poi vorrei rispondere a Lorenzo che mi fa una domanda abbastanza particolare che magari può essere utile ad altri. Io ho una buona conoscenza di quello che è il mondo hardware per PC game, però per parlare di specifiche tecniche per far girare su PC giochi come Project Cars 2, Raceroom e Assetto Corsa, perché questa è la richiesta poi di Lorenzo, dovrei entrare troppo nello specifico, dovrei veramente dettagliare quello che ti serve in base alle tue esigenze e soprattutto in base a un elemento in particolare che non mi hai dato, cioè il tuo budget, cioè quanto puoi spendere. Se tu vuoi spendere 500 euro, ovviamente andrò un po' a consigliarti dell'hardware, insomma, che sia medio performante per poter comporre tutto il PC. Un altro elemento che non mi hai detto, hai già un PC di base sulla quale puoi fare un upgrade dei componenti? L'unica cosa che so è che tu non vuoi la realtà virtuale. Allora, i requisiti minimi che ti consiglio di avere se pensi di fare un PC game. Sicuramente un i5 o un i7, le ultime generazioni vanno benissimo, e almeno una GTX 1060 o 1070 ancora meglio. Se prendi le Ti ancora meglio, però il prezzo aumenta, e un SSD per mettere sul sistema operativo e almeno un disco duro da 2 terabyte per appunto salvare i tuoi giochi lì sopra. I dettagli che mi dai sono pochissimi, quindi non è che posso troppo aiutarti. Però ad oggi un computer che faccia girare Project Cars 2, che è quello, diciamo, che è più goloso in termini di requisiti hardware, sicuramente con una 1070 con 16 giga di RAM e un i7 come il mio, che vedi nella descrizione, un 6700K, lo fanno girare tranquillamente. Anzi, io vado oltre i 60 frame per secondo, che non serve a nulla. Io giro a 144 perché il mio monitor è un 144 Hz. Vanno tranquillo. Però ragazzi, se volete più dettagli in merito all'hardware richiesto e a quello che si riesce a fare con una scheda grafica oppure un'altra, ci sono dei siti che vi fanno tutti i paragoni del mondo, che vi danno tutte le istruzioni possibili. Io mi sono basato per vedere il rapporto qualità-prezzo e performance su videobenchmark.com e cpubenchmark.com, deve essere la stessa cosa che trovate basta andare su Google, e lì avete il prezzo, le performance e dove si situa la scheda video che state analizzando. Ragazzi, cioè, ormai sul web trovate di tutto. Se no, Lorenzo, guarda giù la mia configurazione, te lo fa girare a 144 frame per secondo tranquillamente. E se un giorno decidi di comprarti un casco di realtà virtuale, potrai anche utilizzarlo. E sulla mitica postazione di Arturo e su questa mia risposta, spero
esaustiva della richiesta di Lorenzo. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, anche se questo video è un po' atipico. Vi invito di nuovo a mandarmi le vostre foto sulle postazioni. Se avete delle richieste particolari in merito al mondo della simulazione, non esitate a lasciarmi un commento qui, cercherò di rispondervi al più presto. Se il video vi è piaciuto, un pollicino in su come al solito, non esitate ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo al prossimo video, da Fabris è tutto, ciao!